Pronto? Allora? Pronto, parlo col dottor Binismaghi? Chi vuole? Chi parla? Questa è la segreteria del ministro Umberto Bossi. Cercavamo il dottor Binismaghi. Sì, sono io. Buonasera, dottore. Il ministro vorrebbe parlarle. Ha qualche minuto da dedicarci? Possiamo passarglielo? Sì, sono in macchina, comunque me lo passi. Guardi, penso non si tratterà di molto tempo. Glielo passiamo, No, no. grazie. Pronto? Pronto, Pronto? dottor Binismaghi, sono il ministro Bossi. Buonasera, buonasera. Buonasera, scusi se l'ho disturbato, ma volevo tornare sulla questione della Francia. Sì. No, volevo dire che noi abbiamo preso un impegno con la Francia che bisogna in qualche modo rispettare. A me dispiace Sì. per quello che è accaduto. Noi della Lega volevo farle sapere che comunque la appoggiamo. Va bene, la ringrazio. Io penso che il Presidente del Consiglio lo sa tutto questo e poi troverà una soluzione, penso. Ancora non si è trovata Io una sono soluzione. fiducioso. Non si è Ancora ancora no, trovata insomma, una soluzione, però bisogna no. che. E come facciamo a risolvere? Anche qui la Francia ogni giorno si telefona, sta così, diventa una situazione insostenibile per l'Italia, lo spread è un disastro. Non so come No, ma io possiamo penso che si fare. troverà, non si preoccupi, io penso che si troverà, l'ho già detto anche al E come Presidente, si può bisogna lavorare un po' trovare? insieme, Se bisogna c'è discutere bisogno di insieme, perché qualcosa. andare pubblicamente così alla televisione e di chiedere una cosa che poi rende difficile, capito? Perché se uno chiede le dimissioni di una persona che in teoria non si dovrebbe dimettere perché deve fare fine a mandato, poi gli rende anche difficile poterlo fare, no? Quindi Ma secondo me lei vanno fatte in modo un ha po' ragione, discreto e poi. ma abbiamo messo il governo italiano che l'ha messa lì, quindi bisogna capire magari una compensazione, una banca al nord magari per Binismaghi, una banca del nord. Ma guardi, Non lo non lo so, so, bisogna capire come comunque, risolvere il problema. lei non si preoccupi, Non noi siamo adesso preoccupati troveremo per una l'Italia, soluzione insieme. per il paese Non siamo si preoccupati. preoccupi. Parlato anche con Calderoni prima. Va bene, comunque scusi se l'ho disturbato, adesso torniamo No, anche non noi si qui preoccupi, a lavorare al non si nord, preoccupi. con Renzo, con Va bene. Calderoni. Grazie. Buon lavoro, dottore.